lezione di guida quella che conta. La vettura ha 400 cavalli, che equivalgono a 294 kW. Dunque supera di 109 kW la soglia del superbollo e per questa ragione paga esattamente 2.180 euro di superbollo, a cui va aggiunto il bollo regolare che porta la spesa complessiva poco al di sopra dei 3.000 euro. I consumi, che peraltro sono leggermente migliorati nell'utilizzo quotidiano dopo la mappatura, si assestano orientativamente tra i 7 e gli 8 km al litro nell'uso cittadino e si riescono a fare anche 10 km al litro in uso autostradale sui 130-140, poi questo chiaramente dipende dallo stile di guida del proprietario. L'assicurazione invece ha un costo estremamente variabile a seconda delle regioni italiane del pacchetto scelto, quindi a seconda che ci sia solo l'RCA, furto, incendio, atti vandalici eccetera, può variare sicuramente da una cifra minima di un migliaio di euro fino a salire ad oltre 3.000 per i pacchetti con più coperture. Per il cambio dell'olio intermedio su questa vettura abbiamo scelto di utilizzare un olio Motul 8100 XCS Gen 2 con gradazione 5W40. Non abbiamo utilizzato la specifica Long Life per i veicoli con sistemi di post trattamento dei gas di scarico, dunque siamo passati dalla specifica Volkswagen 504-507 alla specifica 502-505, che garantisce una maggiore protezione del motore a fronte di un intervallo di cambio olio più ristretto. Poiché questa vettura effettua cambi dell'olio ogni 10.000 km, siamo ampiamente dentro la finestra temporale consigliata dal produttore, allo stesso tempo rispettando le specifiche Audi, ma con una maggiore protezione per il motore sotto stress. Quest'olio, nello specifico, ha un costo variabile tra i 12 e i 15 euro al litro e ne servono circa 8 litri per questa vettura. For fixing the car. Thank you. Qui è stato installato un downpipe scatalizzato da 100 mm della CTS. Questa è la versione DAZA, quindi senza filtro antiparticolato, dunque i centrali sono originali. Dopodiché abbiamo installato dei catalizzatori 100 celle al posto dei risonatori originali prima del terminale, che è rimasto originale poiché era già il terminale RS con le valvole di serie. Questa è una barra antirollio maggiorata Super Pro. Abbiamo installato poi il kit di irrigidimento dell'avantreno 034 Motorsport, quindi con i centraggi della barca e il supporto di quello che loro chiamano dog bone mount, che sarebbe il supporto del cambio per evitare strappi troppo violenti in cambiata, visto che anche il cambio è stato mappato con software TVS. A livello di aspirazione abbiamo sostituito l'inlet della turbina originale, che era da 76 mm, con questa versione della CTS Turbo, che è maggiorato con uscita da 100 mm, cioè 4 inch, a cui è stato abbinato questo tubo rigido di aspirazione realizzato artigianalmente da Officine Cubo per mantenere il diametro di 100 mm inalterato fino all'airbox originale. L'airbox originale è stato modificato da Officine Cubo, è stato installato un filtro a pannello BMC, è stata rimossa la valvolina che aspira dal retro dell'airbox in caso la parte frontale sia ostruita ed è stata aggiunta un'apertura per prendere aria direttamente dal paraurti nella parte destra in basso dell'airbox. È stato inoltre installato un intercooler maggiorato della Forge con crash bar modificata, tutto verniciato in nero per rendere più look originale possibile. È stata rimossa la plastica del fascione
porta targa per permettere un maggior afflusso di aria all'intercooler, e inoltre abbiamo stampato in 3D la staffa per reggere il radar anteriore, perché sulle vetture con assistente di guida è necessario rilocalizzare il radar per mantenere questa funzionalità. E questo è il downpipe maggiorato che è stato installato, appunto l'uscita dalla turbina è da 100 mm per garantire una minore contropressione possibile, che si divide poi in due tubi da 63 mm che si congiungono ai centrali originali. Su questa vettura è stato installato un software Stage 2 curato da BS Racing, appunto, con il quale abbiamo raggiunto 680 Nm di coppia e 510-520 cavalli a seconda della benzina e delle condizioni ambientali. È stata codificata una taratura sportiva dell'Aldex che manda maggiore coppia alle ruote posteriori, ed è stato rimosso lo start e stop. E inoltre è stata installata una mappa cambio Stage 2 Plus curata da TVS. E io collaboro con i ragazzi di Officine Cubo che mi sopportano. E curo tutta la parte elettronica sui veicoli moderni tedeschi, quindi BMW, Mini, Audi, Volkswagen e tutto il gruppo VAG. E appunto sono dealer BS Racing su Roma. E mi occupo di codifiche, di retrofit, post montaggi e tutte queste personalizzazioni elettroniche. Cambio olio, Motul 5W40, rapporto qualità-prezzo, dice Giovanni. Ottimo. Sia ottimo. Noi tendiamo a preferire Motul, e soprattutto rispetto al Castrol che monta Audi di serie, e appunto rapporto qualità-prezzo alla grande. Via. Insomma, il sound di questa macchina è una delle caratteristiche più piacevoli alla guida e all'udito. È da sentire all'esterno, quindi sì, si può pensare ad un test drive senza dubbio. Molto civilmente in modalità comfort, si chiudono le valvole e la macchina diventa praticamente muta. È vero. Però siccome chiederanno perché c'è la spia degli pneumatici accesa, perché sicuramente lo chiederanno, in caso volessero saperlo, volutamente abbiamo tenuto gli pneumatici anteriori a pressione leggermente più bassa per correggere per quanto possibile il carattere sottosterzante della vettura. Ok. Cosa hai provato dopo averla mappata, cioè rispetto alla vettura originale? Cioè, cosa è cambiato principalmente? Allora, la coppia? La vettura originale ha un'erogazione molto blanda, nel senso che da originale ha 400 cavalli con 480 Nm di coppia, che è un valore comunque molto alto, la vettura senza dubbio va forte, però alla fine la potenza in sé ha un valore che va preso con le pinze, nel senso che poi alla guida quel che interessa è cosa trasmette, esatto, la vettura. Bravissimo. E con un'erogazione così, con la coppia molto piatta che ha da originale,
non trasmette chissà che emozione. Indubbiamente se vedi il tachimetro ti ritrovi molto velocemente a velocità d'arresto. Però noi i test li facciamo solo in Germania e dunque non c'è problema. A parte questa piccolissima accelerazione di poco fa che te vi accorgi. Quindi Emilio, ragazzi, ci spiega, insomma, rimane un po' sul parere di tutti noi appassionati, sì. È l'emozione di guida quella che conta. Sì, poi vabbè, è chiaro che la macchina vada fortissimo, non c'è dubbio, però mappata chiaramente è molto più coinvolgente, innanzitutto sì. Dal punto di vista del sound, perché vabbè, questa comunque sia, già da originale aveva un ottimo sound, perché essendo il motore Dazza e non il nuovo DNVA, quindi questa vettura non aveva i filtri antiparticolato, comunque sia aveva un sound più che accettabile anche di serie. Però comunque senza catalizzatore e con i risonatori posteriori rimossi il sound diventa molto più cattivo, molto più aggressivo, proprio con delle tonalità alte più spiccate, e soprattutto il passaggio di coppia da 480 Nm a 680 che attualmente si sente moltissimo. E infatti è stato anche necessario, anche se su questa vettura non ci sono particolari problemi anche a mantenere la mappatura del cambio originale, abbiamo optato per uno Stage 2 Plus. La mappa del cambio sempre fatta tu, fai tutto tu. Sì, mappa del cambio con software TVS, sono molto famosi, insomma, chiunque abbia un po' di esperienza del gruppo VAG conosce TVS. La velocità delle cambiate è raddoppiata praticamente, sebbene il DSG fosse già molto rapido. E soprattutto la risposta dei paddle, quindi il tempo che intercorre tra la pressione del paddle e la cambiata, è migliorato moltissimo. E questa era forse più la pecca del cambio originale, nel senso che con la mappatura del cambio di serie, specie a bassa velocità, passa davvero tanto tempo tra il momento in cui dai l'input di cambiata e la cambiata reale. Stesso discorso per la scalata? Sì, assolutamente sì, scalate molto più aggressive, più rapide. Questa è una cosa che, sempre per tornare al piacere di guida, non è che aumenta le prestazioni, o meglio, la macchina comunque diciamo che copre il 100-200 in un tempo di GPS intorno ai 7 secondi e mezzo. Poi anche lì, senso, un fatto è provare la macchina con 30 gradi, un fatto è provarla di notte a dicembre o gennaio con 5 gradi sotto zero. E chiaramente motori turbo portati un po' al limite tendono a... Hanno bisogno di aria fredda, quindi una differenza prestazionale tra estate e inverno c'è. Questa collaborazione con Officina Cubo di Raro Performance, quindi nella fattispecie Emilio qui accanto a me, è una collaborazione che ha sede proprio su via Porto Simone 107, che è sulla Salaria appena fuori Roma. E seguite la pagina di Raro Performance di Instagram e ovviamente quella di Officina del Cubo, sempre su Instagram. Siamo di nuovo in officina e lì c'è la mia Subaru. Tac! E se prima avete intravisto la nuova Mini GP3, sappiate che presto ci saranno aggiornamenti anche per su quella. Bene, bene. Mi raccomando, lasciate un commento, mettete like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani. Ciao.